1574-2024, nell'anniversario dei 450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici, la nostra regione celebra il padre della Toscana moderna, come recita il titolo del libro che il presidente Eugenio Giani ha dedicato al primo Granduca. Un volume presentato ieri nel complesso di San Domenico in occasione di un evento di cui TV Prato è stata media partner. Cosimo I dei Medici aveva intuito, guardando lontano, che quel territorio che lui aveva unificato e reso uno Stato, perché ne dette leggi, ordinamento, fortezze, opere civili, sarebbe stato poi, 450 anni dopo la sua morte, una delle regioni più amate, attrattive e ricercate nel mondo. È molto bello riscoprire proprio attraverso Cosimo I dei Medici anche le donne che hanno segnato la vita di Cosimo, ovvero la madre Maria Salviati e Leonora di Toledo. Una moglie che, un'unione diciamo, che si è concretizzata quando erano ancora veramente due ragazzini. Eppure quest'unione, sulla quale probabilmente non avrebbe scommesso nessuno, è stata un'unione importante, duratura, un amore vero, profondo, un rispetto. Nell'intervento della direttrice dei Musei Diocesani di Prato, un excursus delle tante tracce lasciate da Cosimo I anche nella nostra città. In particolare bisogna ricordare proprio qui a Prato la presenza del suo precettore, nonché poi maggiordomo, quindi oggi si direbbe capo di gabinetto del governo appunto di Cosimo, Pier Francesco Riccio, che è sepolto nel Duomo di Prato. Si possono ricordare poi la costruzione dei bastioni, quindi la fortificazione delle mura trecentesche, lo studio sui fiumi di Girolamo di Pace, e poi ce ne sarebbero veramente tante altre perché Prato deve tanto a Cosimo I.